Il 19 agosto ormai è diventata una data fissa per il comune di Trebisacce, che quest'anno ha accolto l'ottava edizione della Notte Bianca. La rinomata festa ha assunto per l'edizione 2014 colori e sapori cubani. A fare da simbolo dell'unione tra i due paesi, Calabria e Cuba, vi è stato il maestro Franco Azzinari, che ha allestito un'esposizione di sue opere con tema cubano. La centrale Via Lutri, lunga 1 chilometro, nella serata si presentava gremita di folla, attratta dagli spettacoli e dalle vetrine dei negozi aperti al pubblico. Migliaia le persone che hanno affollato le strade della cittadina ionica, tra turisti venuti da ogni dove e cittadini trebisaccesi. I presenti sono stati stimati in 40.000 dalle forze dell'ordine. Cartine della città con tappe da seguire durante la serata sono state posizionate in punti strategici e hanno aiutato i presenti a muoversi agilmente per le vie del paese. La notte è proseguita poi sul lungomare, dove sono state allestite discoteche, concerti di musica cubana, cannoni di schiuma, lanterne cinesi che hanno illuminato il cielo di Trebisacce. Tanti anche gli stand enogastronomici che hanno arricchito la manifestazione e hanno deliziato il palato delle innumerevoli persone che hanno partecipato alla Notte Bianca. Un successo notevole per la Notte Bianca di Trebisacce, un evento che è riuscito a far ballare la città fino alle prime luci dell'alba. No!